Ciao, sono Alessia di Alessia Scrap and Craft e Casa Organizzata. Se non vuoi perdere neanche uno dei miei video, ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto, in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo. Ce ne sono spesso, ne sto facendo molti e quindi seguimi. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Non so se mi hai letto questa mattina su Facebook, sulla pagina Facebook, ma ho fatto vedere su Facebook e su Instagram, ho fatto vedere questo punto. Eccolo qua, non so se riesci a capire il rilievo, che si chiama, cioè l'ho chiamato io, punto spiga, è una variante del punto elastico tubolare, però si lavora anche lineare. E è molto bello che ha questo rilievo, questa spiga, diciamo così, a rilievo. Ecco, forse così si vede meglio. È facilissimo. L'ho preparato in programma di una nuova idea che pubblicherò prossimamente. Però mi sembra che con questo tipo di filato, così tutto screziato di vari colori, non si veda perfettamente il punto. Comunque, oggi impariamo il punto. Ve lo faccio vedere con questo filato della Ice che è stupendo. Io lo adoro, questo color tortora. E appunto, per impararlo in preparazione di un nuovo progettino che faremo prossimamente. Allora, che sarà di questi colori qua? Infatti io ho già cominciato a lavorare. Allora, vediamo un po' come si fa. È veramente semplice. Questo qui è il filato che avevo fatto vedere tempo fa in un unboxing ed è un cotone e poliammide. Bellissimo, stupendo, una lavorazione particolare, tubolare, quindi è cavo all'interno questo filato. È morbidissimo e è veramente in particolare. Non so se si riesce a vedere dal video, ma mi sembra di sì. Ed è stupendo, appunto, lo adoro e secondo me rende molto bene per far vedere i punti. Quindi ve lo faccio vedere con questo qua. Allora, punto spiga. Punto spiga, un numero di catenelle a piacere, non ci sono multipli, non c'è nulla. Si lavora in giri di andata e ritorno e ha un fronte e un retro, quindi ha un davanti e un dietro. Questo è il davanti, il dietro sembra una maglia bassa quasi normale. Andiamo a vedere come farlo. Numero di catenelle a piacere, io adesso ne monterò boh, un numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ovviamente potete farlo. Ah, giusto, io adesso qua ho fatto la catenella, ma su questo campione, che poi non è un campione, ma è già il lavoro che andrò a fare, questo qui è fatto senza catenella, cioè sono partita con il primo giro dispari di maglia bassa senza catenella. Infatti, come vedete, è tutto all'elastico, non ha la catenella che tira qua. Adesso stavolta faccio la catenella, ma si può cominciare anche senza catenella. Il video l'ho fatto qualche giorno fa, vi lascio qui sotto l'unboxing di questo filato, la maglia bassa senza catenella e anche il punto elastico tubolare, tutti qui sotto. Allora andiamo avanti, vediamo quante ne ho fatte, perché poi parlo 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ne faccio 20 così lo vediamo un po' di più. Allora, 20, primo giro e tutti i giri dispari vengono fatti a maglia bassa. Quindi normalmente maglia bassa, tutto il giro regolare. E tutti i giri dispari, quindi il primo e tutti i giri dispari verranno fatti sempre così, cioè maglia bassa. Questo è il davanti. E quindi quando il lavoro è girato sul davanti per i giri dispari avremo sempre la maglia bassa. Ed eccoci qui, fine del primo giro.
di maglia bassa regolare. A questo punto, catenella, per cominciare il giro successivo, giriamo e abbiamo il retro. Allora, giri pari, quindi secondo giro e tutti i giri pari. Tutti i giri pari vanno fatti con una variante della mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, punto, esco. Adesso che sono uscita, non carico l'uncinetto, ma esco da tutte e due. Abbiamo tre asole, esco dalle due asole. Allora, rivediamo. Variante della mezza maglia alta, quindi carico il filo sull'uncinetto come per la ma mezza maglia alta, infilo, esco. Adesso non carico più, ma prendo con l'uncino la prima asola, ne ho tre, ed esco da tutte e tre. E vado avanti così per tutto il giro. Quindi carico, infilo, prendo il filo, esco ed esco dalle due asole. Carico, entro, prendo il filo, esco ed esco così, chiudendo il punto direttamente. Quindi filo sull'uncinetto. Entro, prendo il filo, esco e chiudo il punto. Prendo il filo, infilo, esco e chiudo il punto. E vado avanti così. L'ideale per questo punto è una lavorazione morbida. Infatti io ho con questo filato che mi porta sulla fascetta 3-4 mm l'uncinetto. Io uso il 4 e mezzo. Rivediamo le ultime volte, carico il filo. Infilo nel punto, prendo il filo, esco e chiudo il punto. Carico, esco e chiudo il punto. Carico, punto, esco e chiudo il punto. E avanti così fino a terminare il giro pari. Ed ecco qua che esce fuori questa spiga. Questo è il dritto. Allora, partiamo con il secondo giro dispari. Quindi questo è il terzo giro. Adesso io ho questa spiga e sopra ho le asole del punto. A questo punto qui, semplicemente dopo aver fatto la catenella per cominciare il giro, io punto e faccio un giro di maglia bassa. Ok? Quindi tutto questo giro che è di nuovo il dispari, terzo giro, tutto a maglia bassa e il punto continua così per sempre a salire per quanto volete. È veramente semplice, ma il risultato adesso lo vediamo, è veramente veramente bello e particolare, che spesso i punti più semplici, come io dico sempre, sono quelli più belli. Io li amo. Li amo perché non devo stare tanto a ragionare, non ci sono mille schemi o spiegazioni da seguire, eppure riescono sempre a stupire anche con questi pochi passaggi semplici di base. Ed eccolo qua. Ok. Adesso, come prima, catenella per girare e vado a fare quella variante della mezza maglia bassa, della mezza maglia alta che abbiamo fatto nell'altro giro pari. Quindi comincio semplicemente un altro giro pari.
Adesso io, questo è il dietro, adesso io vado un po' avanti e vi faccio vedere poi il risultato di un campione un po' più grandino. Metto in pausa ed ecco qui il punto spiga che si vede meglio. È ovviamente lo stesso di questo filato, ma forse nella tinta unita si apprezza maggiormente questo rilievo. Eccolo qua. È molto bello, molto particolare, come avete visto, molto semplice. Imparatelo, ricordatevi che presto, prestissimo, arriverà un progetto con questo punto e quindi ci vediamo presto. Ciao, alla prossima.